Maestro, 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 maestro. Ma basta. Cosa dobbiamo fare? Morning routine. Ah, ah. Ma è una trend che andava 10 anni fa. No, quella era una beauty routine. Io mi ricordo che, però aspetta, questi siamo ancora in intro oppure no. Sigla. Salotto. Io mi ricordo. Ho scoperto che fai riverenza a tutta la valle. Riverenza a tutta la valle. Ho scoperto una cosa. Ricordo, ma ti stavo parlando. Non mi ricordo che uscivano tutte le morning routine degli youtuber. A me mi fregava. Ma non è vero. Ma perché? Ma cosa vuol dire? Chi se ne frega? Ma sapere la morning routine. Hai visto American Psycho? Quanto è bella la parte della sua morning routine. Ma è bellissimo. Fa gli allenamenti, si mette il ghiaccio in faccia, fa le cose, mette la crema. È un po' come sapere la dieta di The Rock. Ma è bellissimo. La dieta di The Rock mangia una persona. Non ti interessa, tonno, perché non ti frega di niente, di nessuna parte di te. Parlaci della tua morning routine, visto che hai fatto la notte. Quando tu hai proposto il suo salotto, perché l'ha proposto Cesare? Ma io, allora, io l'ho proposto a caso. È una settimana che stai pilotando puntate, salotti. Cioè, siamo entrati in uno shop asiatico, dovevamo comprare del ramen, siamo usciti con 30 kg di mochi, cioè, capisci? Io erano belli. Comunque, quando tu hai detto, descriviamo la nostra morning routine, mi sono detto, ma io che morning routine ho? Farei delle cose la mattina. Scusa, anche solo il trascinarti qua, altri passaggi, certi vesti. Allora, mi sveglio. Ma tu eri quello dell'host con la sottiletta che secolava. Non veniva a scuola. Però stiamo parlando lì, una morning routine dettata dai miei genitori. Svegliati. Adesso, prima di venire in studio, sarai da mangiare allora, gatti. Mi sveglio. Okay, a che ora? Alle 9:05, 9:10. Okay. Sto a letto fino alle 9:30, 9:40. Cosa fai? Sì, sto un po' lì. Ah, una roba che faccio è tipo, per non riaddormentarmi, muovo i piedi. Cioè, bello. Chiudo gli occhi, ma continuo a tenere in movimento i piedi in modo tale che non mi devo. Quindi tu per 30 minuti muovi i piedi a letto. 20 minuti muovi i piedi. Ma con gli occhi chiusi, caviglie. Poi penso, che vita di. Cavolo, ma perché bisogna andare tutti i giorni nello stesso posto a fare la stessa cosa? Spaccare le piedi. Spaccare le piedi sarebbe bellissimo a volte. Viaggiare. No, che ci fosse un c***o da fare, di restare lì e dico palla che palla che palla. Poi dopo mi viene comunque la voglia e dico no, vabbè, dai, questa è la vita, Francesco. Mi sveglio, tolgo i gatti di dosso che di solito sono sempre lì che mi rompono. Muovono anche loro i piedi. Ah, spesso mi svegliano i gatti. Peluche, il mio gatto, che mi sveglia perché vuole il cibo. No, l'altro. Quello più vivo. Poi mi viene e dice ma, poi mi viene sopra. E però io, Frank, stavo facendo un discorso. Io ho 5 minuti di tempo. Stavo dicendo. Sì, certo che mi ricordo cosa stavo dicendo. Cosa stavamo parlando? Del mio gatto che mi sveglia perché vuole da mangiare. Ah, che salto stai facendo? Non vedo sugli animali. Non lo sapete a casa, ma è passato un'ora da quando ci siamo interrotti. E quindi c'ho il mio gatto che comincia a fare e poi me lo ritrovo qua sopra, me lo ritrovo qua. Io comincio a scacciarlo da tutte le parti finché non decido di alzarmi. Vado in doccia. E il bagno schiumi. Tu non ti lavi tutte le mattine. Esatto, dai. Per lo shampoo e il bagno schiumi. Ma tu non ti lavi, tu non ci vuoi. Esatto, io non ci credo. Ma io mi lavo tutte le mattine, fai la doccia. Sì. E non mi riesco a svegliare. Ok, no, questo è Nelson. Tu sei tonno. No, no, mi lavo. Più mi lavo. Ma io mi lavo. Ma tu, esco fuori dalla doccia e non era uno. I gatti. Ma mangio due. Uno è più là che di qua. L'altro d'ora. Ah, sta morendo. Spiace. E lì è finita la mia morning routine. Ma no, non fai colazione. Non faccio colazione. Esci di casa e vieni in studio. Per la strada cosa fai? Non mangi niente. Non so. Mangi la gente, sei felice. Sì, ma in edicola. Non ascolti in macchina. Levante. Vorrei andare a un tuo concerto. Tutti i giorni. Tutti i giorni, sì. E poi buona, è finita. Cioè, è la cosa più triste del mondo. È per quello che io ho detto, cioè, questo video. Io sono interessato a questa però cosa. Però non ho tempo di far colazione. Quella è una roba che mi sono sempre. Ho provato in mille maniere a dire, provo a farla. Devi fare come me. Merendina in macchina mentre guidi. Ma il caffè, come fate a non prendere il caffè? Se non lo dici. Io la metto in bocca e guido, la tengo in bocca. Go! Quindi è finita lì, cioè non c'è nulla di affascinante. Però no, invece a me ha interessato, perché a me mi interessa sapere cosa fai tu la mattina. Ah, non rifaccio il letto? Neanch'io ultimamente. Ma non arriggi la stanza. No, zero. Frank è pazzesca. Frank fa un botto di no, mi piacerebbe, no. Da gennaio ho smesso. Adesso io mi sveglio. Che ora? Non si può dire, presto. Come sapere, alle 6? Alle 6. Porca. Però adesso, no, è più di un mese, mi sono già abituato senza sveglia. Alle 5:56 più o meno. Ma no, ma io mi abituo in un attimo. Cioè, fino a un mese fa mi alzavo alle 6:30. Anche lì da solo. Ricorda la mia che sveglia biologica alle elementari, che mi svegliavo alle 5:15 per vedere Arnold. Quarta e quinta mi svegliavo alle 5:15 naturalmente per guardare Arnold prima della scuola. Lo stai dicendo, Willy? Ah, scusa, andavi a letto alle? No, andavo a letto alle 10:30, 11. Bei tempi. Poi? Quindi? Ah, mi sveglio, vado in bagno sul trono, mi vesto e esco di casa. Senza fare colazione? No, quello era fino all'anno scorso. Quindi non fai colazione neanche te, vedi? No, ho smesso. Ah, vedi? Ma perché, scusami? Perché mi dovrei svegliare troppo presto. Però scusami, tu vieni qua e adesso fai Frank Time. Sì, ma quello là è... sì, è live Twitch di Frank. Ma quello Frank è già dopo time. Tutte le mattine. Ah, hai un canale Twitch forse? Oh mio Dio. Io sto bene col mio pubblico di
occhi. Sì, ammirà, grazie. Di nicchia o di nicchia? Ma non nicchia. Volevo farvi pubblicità, però fa parte, secondo me, della tua morning routine. Ma io sono già dopo. Ma no. È pazzesco perché mentre noi quasi tutti non facciamo niente la mattina, Frank si fa un'ora di live. Due da quest'anno. Adesso due ore di live. Mi sveglio prima apposta. E una volta andava anche a correre la mattina. C'è poco però. Ho trovato delle mattine Frank che si faceva il riso. Pasta. Sì, alle 10. Alle 10 finita. È capitato. Passo in brodo. Però non vi state accorgendo che esplorando già due morning routine ci siamo già rotti le palle perché sono tutte trine? Ma no, sono molto interessanti. Lui tutte le mattine fa una live di due ore su Twitch. Ma è triste comunque. Ma no, è bello. Triste sarà tua. Quindi aspetta, dove c'è Frank Raffaella la sera prima? Ultimamente sì, perché a me piace un sacco farla al mattino, ma dovrei svegliarmi troppo presto. Quindi la tua beauty care mattutina qual è? Non c'è più. Niente via. E lui si mette tutte le creme nei capelli. Però solo quello, ho smesso anche nella faccia. A che ore è? Tipicamente alle 10 già l'occhio è stanco. È che non la faccio, poi siamo un po' sonno. Quello lo diremo nella sera routine. Ma io non la voglio sapere. Ma io non la sapere tutte anche. Sto parlando di tornei che vinco di Rocket League. Allora, cosa c'è la tua morning routine adesso? Non gioco a Rocket League la mattina. A parte quando non mi sono presentato in studio che pensavi stessi giocando a Rocket League. Quindi hai telefonato al mio amico con cui gioco. Dicendogli, ma sta giocando a Rocket League con te? La mia morning routine è spegnere 6 sveglie. Anche quello. Ma vedi perché mi vuoi fare arrabbiare? Perché la sveglia non te la metti lontano che ti devi alzare? No, ma lo facevo, è tornato a letto. No, tipo 5 minuti. Io ti vorrei far vedere. Adesso non so se è più così, però mio fratello si metteva 15 sveglie. Ma lo capisci? 15 sveglie, vuol dire 5 che se minuti. Metti 15 sveglie, quel metodo non sta funzionando. E no, che non funziona, non so come fare. Però lo metti lontano. Se torno a letto. L'unica volta che riuscivo a svegliarmi era quando facevo il liceo. Avevo il letto soppalco, avevo la sveglia giù e dovevo scendere. Lì non tornavo. Ah, non devi tornare a letto, devi andare in bagno. Secondo me devi mettere qualcosa per terra. Ma mi viene a tornare a letto. Tipo, non so, dello schifo che tu metti i piedi, sei tutto schifo. Qualcosa per scivolare. Bello. Io in realtà le spengo a volte senza accorgermene, ma di rado. Di solito me ne accorgo e sto a letto. Sempre di più avanzo con l'orario di sveglia. Adesso mi sveglio tipo alle 9:30. Mi alzo, vado in doccia subito dritto. Già metto la musica sempre tutte le mattine altissima. Cioè faccio la doccia, esco dalla doccia, mi faccio il caffè, mi prendo il multivitaminico. Vedi, è interessante sapere le capsule che vanno ingerite la mattina. Ma chi se ne frega. Poi vado in bagno, mi lavo i denti, mi metto la cremina in faccia, la rivitalizzante. Poi mi metto la crema anche nella barba. Quale barba? Quella della tua. In doccia invece uso, vabbè, le cose normali. Poi mi pulisco tutto. Sempre tutto nello stesso identico ordine. Non sbaglio mai. Faccio tutto nello stesso ordine. Se no vado in crisi. Dentro per te. Esco, mi vesto. Tutto quel tempo sono stato in mutande. Perché devi arieggiare. Mi prendo il mio flautino, la mia merendina, me la mangio venendo qua e basta. Hai scordato la parte in cui al posto di buttare la cartina in un bidone, la bottine, hai incominciato a fare tappetini di bottiglie. C'era, giuro, una volta sono entrato, c'era un questo tipo non 10. C'entra con la morning routine. Creare un tappetino in macchina fa parte. Tappetino in macchina di bottigliette. Sì. Ah, poi brucio un sacco di tempo perché a un certo punto, tra quando sono in bagno e quando devo fare colazione, istintivamente mi siedo e non faccio un c***o. Sto un po' il cellulare, ma per un botto di tempo. Classico. Ma e se tu spostassi tutta questa cosa mezz'ora prima? Dovrei andare a letto mezz'ora prima. Quindi hai un tot di ore. Dormo 7 ore. Però io mi collego. Il problema che ho anch'io è quello che io chiamo l'orario limite. Io so che c'è un orario limite. Io dovrei alzarmi alle 9, ma so che fino alle 9:30 è fattibile. Bravo. Esattamente, io ho lo stesso identico problema. Io so che anche per me è 9. Ma tipo, stamattina che c***o è successo? Vabbè, sei arrivato alle 11:30. Gli ultimi 2 giorni sono stati eccezionali perché non so perché ho dei problemi col telefono. Vi giuro, ho dei problemi con la sveglia. Ma cosa vuol dire problemi col telefono? Io la metto in posticipo una volta e poi non suona più. Questo. Non è 9, 5, 10. Ho smesso di farlo. No, bisogna chiarire. Allora, bene. Settimana scorsa hai separato fagioli. Nicola, sei detto arrivo alle 10:30. Però io per primo ho detto non ce la farei mai. Lui ha detto però stai così, io non sono stimolato. Quindi secondo me è colpa nostra. Su questo sono d'accordo. Quello che dicevo prima è che mi ha traslato, nel senso che il mio orario limite era 9:15. A un certo punto hai capito che 9:30. Perché capisci che poi non capisco cosa cosa ma ce la faccio comunque. Esatto, ma ce la faccio per cose. Questi non fanno palestra. Devo dormire il più possibile. Non esiste nient'altro nella vita in quel momento. Io sono sveglio dalle 9 alle 9:30. Io sono sveglio, ma non mi alzo. Bravo. Cioè, anche se sono le 9:30, penso tardissimo e sto lì uguale, non mi viene da dire piazza uguale dentro. Ma cosa sono queste constatazioni del tipo ci stiamo confrontando, ci stiamo confrontando, Frank ha allibito, preferivo non saperlo, ci stiamo confrontando, ok. La lotta iniziale è quella di svegliarsi, proprio uno dei momenti peggiori della vita. 9:40 mi sveglio, ho perfezionato recentemente la mia serie di passaggi, infatti devo dire che funziona molto bene. Se mi sveglio prendo il telefono e guardo i messaggi che mi sono arrivati e arrivano un botto di notte. Arrivano un botto di messaggi. Stai scherzando? Sei tu che le mandi.
tu che mandi messaggi a lui. Io oggi mi sono svegliato con 15 messaggi. Anche io mi sveglio sempre con messaggi. Io li leggo appena sono sveglio, poi me ne scordo completamente, amnesia più totale, perché problemi, io sono completamente in transi. Quindi fai questa cosa inutile. Ho perfezionato la mia serie di passaggi, perché io vado a letto in mutande. Ma cosa vuol dire ho perfezionato, Nick? Arriva qui tipo alle 10 e tre quarti, ma si sveglia alle 10:40, quindi sono ottimizzato. Esatto, allora io questo problema è che faccio fatica a svegliarmi, quindi io mi alzo, mi vesto subito, perché così non lo devo fare dopo. Quello che ho fatto recentemente è stato andare a letto con anche la maglietta, che mi metto pulita prima di andare a letto, che sarà quella del giorno dopo. Che schifo, no, ma perché? Prima i pigiami esistono per essere usati come pigiami. Ma quanto ci vuoi una t-shirt? Ma fa parte di quelle... Questo non va bene. Di quegli attriti della... Io prima mi cambiavo la maglietta una volta al giorno e dormivo nudo. Ho eliminato l'attrito perché prima uscire dal letto era molto più faticoso perché faceva freddo. Io andavo prima a fare colazione in mutande e avevo freddo. Ma non ti puoi alzare, togli il piumone, prendi la maglietta che hai di fianco, te la metti e vivi. Attrito perché quel momento di freddo non mi fa alzare dal letto. Prendiamo per top questo passaggio. Quindi adesso ci hai dormito con la maglia che hai ora. Certo. Però mi vesto, faccio colazione che consiste nel caffè e una merendina. Mi lavo i denti, 2 minuti contati. Poi dopo prendo lo zaino, mi metto la giacca e vado. Ah, scusa, una lavata di faccia? Beh sì, fa parte del lavarsi i denti. scusa. Col dentifricio te la lavi la faccia. Zero cremine, zero niente. Però se posso dire, come ha detto Cesare, a questo punto estremizza la cosa, vai a letto completamente vestito e così ti svegli. Ma non puoi andarti tipo una pellicola protettiva? È stato un bel salone. Manca Cesare. La mia era più noiosa alla fine. No, io sono meno curioso. Sei l'unico che fa colazione. Io mi sveglio, ho la sveglia alle 7:30. Poi rimango a sbavare col cellulare davanti agli occhi. Prima tu hai anche la pipì delle 4-5 di notte. Adesso è prossima alla sveglia. Fino alle 8 rimango lì a sbavare davanti al cellulare. Sono dalla tua. E non mi ricordo niente di quello che ho fatto. È proprio spreco del tempo. Poi mi alzo, vado a prepararmi i pancake. Ma c'ho i preparati pronti perché sennò col c***o. Mi bevo il mio caffettino, poi dopo vado sul cesso, lì ho la pausa cacca, dopodiché faccio la doccia se un giorno dobbiamo registrare i video, se no no, e allora dopo, se no è, me la faccio magari il giorno, e poi mi do latte detergente, tonico, in faccia e basta. Creme le metto se non faccio la doccia. Finisco di fare tutta la doccia così verso le 9:15 di solito, poi dopo o cazzeggio, tipo gioco alla play. Come giochi alla play? Veramente? A volte sì. Ma che è bellissimo giocare al mattino. Sì, mi ricordo che leggevi un sacco tutta la mattina. Faccio roba come se fosse tempo libero. Io la mattina, mentre faccio colazione, mi guardo i Griffin, Gumball o Clarence. Faccio la doccia e anche mi ascolto musica a palla oppure la zanzara. Se potessi pagare per un qualcosa che cambia nella mia morning routine, mi piacerebbe svegliarmi con l'odore della moca, che è una roba pazzesca, e delle chiacchiere. Parla. Cosa meglio? Io sparerei. No, video. Ma una roba. La gente che parla la mattina. Davvero. Ma mi dava tranquillità, cioè sentire qualcosa. Io sono stato traumatizzato da mia mamma, che mi svegliavo con lei al telefono, quindi urlava per tutta casa al telefono e dicevo, mamma, porca. Però no, a me piacerebbe riuscire a svegliarmi con del margine di tempo e avere una buona colazione. E la mattina ho proprio fame. Sì. Ah, quando accendo la macchinetta del caffè, alzo la tapparella e se è brutto tempo, è una giornata. Vabbè, raccontateci nei commenti. No, la vogliamo sapere. Io la voglio sapere. Ma no, ma scusa, abbiamo fatto questa roba. Chiediamo qualcosa di più specifico, tipo bagnoschiuma che usa. Per me scrivete la vostra beauty routine, che io sono curioso. Beauty o morning? Morning. Guarda che tu dovevi rispondere anche a tutti i commenti di un altro salotto. Veramente, poi non l'hai fatto. Sì, è vero. Ma io... Vergogna. Ma io mi sono scordato. Non l'avrei fatto. Scusate. Torno in quel salotto e commento. Ah, torni in quel salotto, l'hai detto. Che salotto è? Beh, tipo due fa. Allora vado a farlo, va bene. Arriverenza. Arriverò. Cioè, adesso no, canterò una canzoncina che sbloccherà un ricordo a tutti voi. Pam 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 pam. La dell'ora esatta. Quella. Esatto. Sì, ma l'ora esatta è offerta. Ah, ok. Sì. Questo, no, questo è Wii Sport. Questo è Wii Sport. L'ora esatta è offerta da. No. Aspetta, la salita. 6 febbraio, Fiera Milano. Era questo. Pam 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 pam. Io non capivo il concetto di ora esatta. Perché ancora internet non era... Però io pensavo, ma che senso ha? Quella del mio microonde è giusta.